Brand me, brand you, Bo Toskic. Voglio dipingere con i giusti colori il giusto ritratto della parola brand che non riesco a trovare in un dizionario. Ho deciso che il dizionario sbaglia a livello internazionale per quanto riguarda la definizione della parola che si chiama brand. Quello che il dizionario tipicamente tende a dire è che brand è una marca grande. Non è vero. Brand è il lavoro che una marca grande fa nella mente del cliente. L'obiettivo principale è capire che brand è una personalità. Esselunga capisce la differenza fra Indiana Jones e Melanzana Jones. Un prodotto si fa in fabbrica, un brand si costruisce nella mente del cliente. Ho una Ferrari, questa Ferrari mi porta da zero a estasi quando la guido e quando è guasta. Il mio orologio è Patek Philippe, anche se è guasto. Anche se non funziona, se è rotto, lo parcheggio sul polso. Perché? Perché io ho comprato feeling, non un orologio. Un brand è veloce quando è fermo e quando si muove. Guardate quelli che chiamo gli anch'io, quelli che fanno clonazione. Appena vedi gli anch'io, se loro girano a sinistra, tu prendi il primo semaforo a destra. Perdi la patente, passa con il rosso, ma stai lontano dalla macchina copiatrice. Senza fare 3 giorni con voi in aula, io vi spiego la strategia Ferrari con 6M. Maranello, Monta, Magia, Mobile, mai macchine. Perché quando cominciano a fare vendere macchine sono morti. Ferrero, delizia. Armani, affascina. Ferrari, palpita. Cosa fa la tua azienda? Il cliente non guarda più la musica, ma i musicisti indietro. E voi siete i musicisti. Ma chi siete voi? E il brand dietro il brand. Era un piacere, grazie. Arrivederci.